Ecco, trovare una casa principalmente perché sono poche. Mi chiamo Federica e sono a Bologna in realtà da 9 anni. Sono arrivata nel 2010 per studiare, poi sono appunto andata all'estero per un periodo per lavoro e adesso sono tornata per lavorare. Ci ho messo 3-4 mesi abbondanti prima di trovare di nuovo una sistemazione. C'era un sacco di concorrenza quando andavo a vedere casa, ovviamente non ero mai la sola e a tanta richiesta corrispondeva una scarsa offerta, per cui dipende un po' dalle esigenze. Se non si ha problemi a vivere con altri coinquilini, ovviamente è la soluzione economicamente migliore. In realtà sono in una situazione un po' ibrida perché vivo sia con studenti che con lavoratori, per cui non sono magari il classico prototipo di lavoratrice con la sua casa o che vive, non so, in coppia piuttosto che altre cose, quindi... Era aspettato tanti mesi prima di riuscire a trovare. Dunque, innanzitutto ho comportato un po' di difficoltà logistiche perché vabbè, io vengo da Piacenza, quindi non faccio molta strada magari, però siccome nei giorni in cui avevo bisogno di essere a Bologna mi appoggiavo da mio fratello, insomma, in tutti questi casi anche fare su e giù 3 giorni a Bologna, 4 a Piacenza o viceversa comportava delle difficoltà anche puramente a livello logistico organizzativo. Poi è chiaro, quindi per il lavoro un po' influiva. E poi chiaramente mio fratello non viveva da solo, per cui per mesi sono stata comunque un peso per altre persone che stavano condividendo un affitto. Oddio, armarsi di santa pazienza e poi sì, abbassare un po' le aspettative, ecco, forse.